pensavo subito di considerarmi un meticcio. Sono ovviamente fiero di sentirmi italiano, pronto ad accettare pregi e soprattutto difetti del nostro popolo, ma non riesco a trasformarmi in un nazionalista di qualsiasi tipo. Mi considero culturalmente un apolide, figlio del mondo, di cui amo tutte le possibili contraddizioni. Meticci e infingardi erano gli aggettivi che il grande Curzio Malaparte, grande come scrittore, ma italicamente poco rigoroso, quasi un po' cialtrone, che fu inviato ad Atene dal Corriere della Sera, allora fascista, su suggerimento del ministro degli esteri Galeazzo Ciano, per preparare articoli violentemente sprezzanti la nostra guerra. Lo slogan in quello scellerato 1940 era «Spezzeremo le reni alla Grecia». Malaparte scrisse quel che gli era stato chiesto da Ciano e ammonì l'allora ambasciatore d'Italia Emanuele Grazzi che in quell'avventura giustamente non credeva. Nel libro di Grazzi «Il principio della fine» il diplomatico racconta tutto. L'impresa infatti si trasformò in una farsa amara, quasi tragica, perché stavamo soccombendo di fronte a un paese 5 volte più piccolo e se non fosse intervenuto il nostro alleato Adolf Hitler, schiumante di rabbia, costretto a dirottare 5 o 6 divisioni in nostro soccorso, saremmo stati non solo sconfitti, ma anche pesantemente umiliati. Ho conosciuto e ammirato la fierezza dei greci al punto da decidere di vivere ad Atene e pronto adesso ad offrire quel che so ai lettori del Corriere della Sera che mi seguiranno nella visita nella capitale greca. Ho più volte confessato nei miei video editoriali del lunedì Voci dal Vicino Oriente, appuntamento settimanale che ormai supera gli 8 anni, il mio amore per il Medio Oriente e il Nord Africa. Tuttavia, non ho mai dimenticato gli adorati Balcani che mi hanno stregato. La Grecia è la mia seconda casa. La Turchia viene subito dopo, ma le propaggini culturali ed emotive si allungano a un mondo più vasto che entra nel cuore della nuova Unione Europea con Ungheria, Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Croazia, per uscire incontrando poi Serbia, Bosnia e Macedonia. Che straordinario miscuglio di culture e di tradizioni quelle che il grande Predrag Matvejevic ci raccontava con straordinaria passione, davvero meticcio, felicemente contaminato. Predrag, che ho avuto la gioia e la fortuna di incontrare durante una conferenza a Napoli, mi parlava con passione del pane, del nostro alimento fondamentale e dei 1000 pani che accompagnano e impreziosiscono la vita e la tavola dei paesi mediterranei. Mi ha molto colpito il libro di Diego Zandel, Balcanica, recentissimo saggio pubblicato dalle edizioni Novecento a cura dell'associazione Entroterra, perché è un affascinante viaggio nel sud-est europeo attraverso la letteratura contemporanea. In sostanza è una preziosa antologia di umori, prosa, passioni, sofferenze e grandezza di un mondo letterario ricco di tutti i sali della vita. La famiglia di Zander fuggì da Fiume nel 1947, 5 mesi dopo il passaggio della città dall'Italia alla Jugoslavia. La vita nei campi profughi, le ferite profonde, familiari e personali, provocate dall'essere strappati dalla propria terra. La lingua che diventa un labirinto complesso. Nei primi anni di vita il croato, poi la rapida contaminazione con altri idiomi e culture. Diego Zandel, cui certo non fa difetto la curiosità, compie un fantastico slalom letterario tra decine di autori, come i bosniaci Hermon e Kolic, i serbi Velikic e Zivkovic, accompagnati da Kusturica, dalla romena Adamasteanu ai greci Dikos Dimu e Petros Markaris,
ai turchi Orhan Pamuk ed Elif Shafak. Una passerella davvero straordinaria che ci racconta un mondo balcanico convulso e confuso, dove tutte le parti giocano una partita ancora indefinita. Mi hanno colpito i blog e le analisi di chi parla apertamente persino nel turbato Medio Oriente, che non conosce pace, di una crescente avversione antirussa, che qualcuno arriva a paragonare, forse esagerando, a una nuova forma di antisemitismo. Accecati dai bagliori della globalizzazione capitalistica, globalizzazione praticamente in crisi, ci stiamo sempre più allontanando dall'imperativo di far funzionare la ragione. Mi sarebbe piaciuto donare a chi mi segue l'idea della lettura di un libro ottimista per questi giorni pasquali. Invece l'occhio e la scelta mi sono invece caduti rumorosamente sulle confessioni di un sicario dell'economia, scritto da John Perkins, libro tremendamente amaro. Ma questo è il mondo dove viviamo. Inutile fingere che non esista. Antonio Ferrari per il Corriere TV.